Buongiorno, volevo condividere con voi a poche ore dalla scadenza una strategia in opzioni fatta sul DAX. Come potete vedere dalle immagini è sostanzialmente concentrata sulla vendita di due opzioni, che sono quella verde, quella disegnata in rosso, che è un call. E sempre col colore verde chiaro, quello più sottile, ha al suo interno una leva, quindi un sottostante, praticamente una serie di sottostanti, adesso vedremo esattamente il numero, che mi sposta facendo fuga, che è il punto del prezzo, ora è il prezzo del DAX, mi sposta la figura azzurra totale. Sostanzialmente è una strategia che è nata statica, e praticamente è dove adesso, quando l'abbiamo costruita, cioè 7 giorni fa, l'idea è stata quella di costruiamo la vicina, teniamo, cioè, i distrai vicini, quindi incassiamo del premio in modo tale che quando il DAX si muoverà, e qui vedete fare questa affermazione, che quando il DAX si muoverà noi potremmo correggerla poi con i sottostanti in una maniera automatica. Questa maniera automatica è nell'interno di Future Pro, nel codice Smart Pro Hedging. Quindi noi abbiamo utilizzato sostanzialmente un hedging funzionale di Delta, naturalmente, però con un algoritmo modificato da noi, chiamiamo Smart Pro. Questo algoritmo è naturalmente un algoritmo molto complesso, ma sostanzialmente che cosa fa? Modifica leggermente la curva di Delta, in modo da avere più sottostanti quando c'è più probabilità che servono, di avere meno sottostanti quando c'è meno probabilità che servono. Sostanzialmente è questo. Cosa è successo in questa strategia, in questi 7 giorni? È successo questo, vi faccio vedere. Quando noi siamo partiti, vedete qui c'è la lista delle operazioni che sono state eseguite, perché tutto viene eseguito in automatico. Cosa succede appunto? Abbiamo venduto la call 8.300 e la put 8.150 quando il prezzo del sottostante, quindi il DAX, faceva 8.222. 8.222 lo faceva 7 giorni fa e adesso fa 191. Vedete? Nell'interno della figura smart. Quello che è veramente è atto muoversi nell'interno della figura che avevamo creato. Per cui, per qualche correzione, che ha eseguito portando un costo di, vedete, un costo di copertura di circa 1.000 euro al giorno. Alcune sono in guadagno, ma sono molto poche rispetto a quelle che sono state in perdita. Sono le ultime che sono state in guadagno, perché quando ci sono dei grossi movimenti, vedete qui, questo ci aspettavamo dei grossi movimenti, cosa che invece non c'è stata, proprio tutto con uno solo. E quindi praticamente questo ve lo faccio vedere perché è la situazione peggiore di lavoro di questo algoritmo e di questa strategia sostanzialmente. Vedete, il prezzo del sottostante è sempre quasi si è mosso parecchio, effettivamente. In copertura 6 sottostanti, qua verde chiaro, che stanno girando appunto, ha portato i break-even di qua e di qua. Però se avesse continuato la sua corsa, come effettivamente ieri stava facendo, noi avremmo guadagnato molto di più. Noi abbiamo fatto la strategia punti di break-even, quindi con la call e la put molto vicino al sottostante,
del sottostante, 1,5%, in modo che poi in 7 giorni noi pensavamo che se appunto stessi di molto in salita o discesa, questa qui è simmetrica, quindi non era. Per fare questo abbiamo considerato già un costo commissionale che immaginavamo, considerando appunto le prove, attorno ai 1.000 euro. E effettivamente così è stato. Nel peggiore dei casi avevamo considerato 1.000 euro. Nel peggiore dei casi. Allora è successo questo. Non ho fatto nulla, l'azione che avevamo messo segnando a Tanao 16.000 euro nella, non puntavamo, erano dei costi, sia i costi professionali, ma ci sono anche le ciliegiature. In questo momento, se noi l'operazione siamo a 9.600, però mancano i premi, soprattutto quelli della call, ci sono ancora, conteggiando 12 punti, quindi 12 punti ancora di call da prendere per le 50 opzioni che sono a mercato. Ormai le put effettivamente sono finite, sono andate. Quindi questi fanno sì che ci sia questi 12-13 punti che rimangono, fanno sì che ci sia questo teta che è di 4.200 euro. Questi qui sono 4.200 euro al giorno, perché il teta viene misurato al giorno. Quindi in 4 ore, che nel peggiore delle ipotesi, effettivamente, male che vada, porteremo i 13.000 euro meno di connessioni, questo se il sottostante naturalmente dovesse andare nel peggiore delle ipotesi, perché se rimane lì siamo a casa 13.000 senza i 500 euro in meno. Allora volevo, naturalmente questa strategia è in paper, quindi noi l'abbiamo fatta solo di prova, appunto per provare il nostro algoritmo. E perché abbiamo utilizzato 50 opzioni, perché è il numero minimo per poter mettere in piedi una strategia di copertura di delta. Pensate, il DAX ha le opzioni che valgono, il valore punto dell'opzione, ogni punto, vale 5 euro, mentre il valore punto del DAX vale 25 euro, quindi la proporzione è di 5 volte tanto. Quindi dire 50 opzioni è come con valore 5 è corrispondente a 10 opzioni con valore 25. Quindi sostanzialmente io devo coprire al massimo me ne servono 10, questo è il concetto. Quindi se me ne servono al massimo 10, vuol dire che se io quando sono in delta 5 ne devo aggiungere 1, fa 6, e se ne aggiungo un altro farà 7. Quindi ho dei movimenti che sono, quindi l'aggiustamento che faccio di future 1 è, mi incide già in circa un 10%, perché sono 10 quelli che posso mettere, di precisione. Sostanzialmente qui non siamo proprio precisissimi, dovremmo averne di più ancora di strategia. Quindi questo è proprio il minimo per poter mettere in piedi questa strategia. Allora, ecco perché sono state messe 50 opzioni, ripeto, fanno sì che si possono entrare in gioco in copertura al massimo 10 future, e 10 appunto scrini di 10, quindi la differenza dall'uno dall'altro, per cui siamo stati già anche imperfetti. Ecco perché avere questa strategia, perché è il caso peggiore che poteva succedere, e poi è anche coperta male, perché io dovrei avere, non so, immaginate se l'avessi fatta con delle azioni, avere, non so, 2, 3, 5 mila sottostanti, ecco che io posso mettere una grammatura molto più precisa, 3.227. Invece qua, per esempio, ne posso mettere o 5 o 6 di sottostanti,
o 6 o 7. Quindi il peso, la differenza che c'è tra 5 o 6 è parecchio in termini percentuali, in termini di bilancia. Quindi se, vedete, io faccio da 5 a 6, io ho una differenza del 20%. Quindi non ho valori intermedi, quindi 5,1, 5,2, 5,3. Questi non li ho. Ecco perché non è molto precisa una copertura di questo tipo. Quindi noi abbiamo fatto, appunto a titolo sperimentale, questa prova con l'algoritmo che abbiamo appunto modificato, l'abbiamo messa nelle condizioni minime di realizzazione, minime tecniche per poter realizzare. Vedete, adesso lui dice che ci sono 6 sottostanti, ma nella realtà ce ne vorrebbe uno in meno, ma non sarebbe proprio uno. Se guardate, sarebbe il delta è 20, va da 25 a 37, quindi sarebbe un terzo, un quarto del future, ma non me lo può togliere. Quindi ecco perché ci vogliono delle quantità più elevate, cosa che naturalmente sul DAX possono fare solo gli istituzionali. Anche questo numero è già grande, ma come ripeto lo stiamo facendo in paper. Ecco, quello che ci tenevo era appunto quello, quindi di farvi vedere che un algoritmo automatico di edgiatura, quindi lo smart, è riuscito a mantenere in guadagno questa strategia, che non ha funzionato come strategicamente, perché noi pensavamo che il sottostante si muovesse, nella realtà quindi è rimasto dentro, ha fatto tante operazioni di copertura, quindi entrate e uscite, vi ho fatto vedere prima la lista delle perdite che ha fatto, quindi circa 1000 euro al giorno, ma il teta, appunto il premio che avevamo incassato, lo vedete qui, 38,42, quindi fatevi i vostri conti, li moltiplicate per 5 euro per 50 opzioni queste, 5 euro per 50, quindi il premio totale ha fatto sì che comunque ce ne rimanesse per la fine. Mentre stiamo parlando, vedete che questo saldo netto continua ad aumentare, e aumenta di molto perché di molto aumenta la velocità con cui il delta viene rilasciato. A mezzogiorno queste opzioni varranno zero. Quindi mentre noi parlavamo, questa era 12, quando ho iniziato il filmato, ed è per quello che l'ho tenuto un pochettino più lungo, queste valevano sempre 0,1, queste già valgono 10, hanno perso il 20% solo nella durata di questo filmato. Quindi stanno veramente perdendo in una maniera fortissima. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima.